Oggi parliamo della possibile perdita di memoria che accomuna una molteplicità di persone e maggiormente le persone di una certa età. Il passare del tempo è uno di quei fattori inevitabili che non possiamo bloccare. Ogni organo del nostro corpo viene coinvolto dal cambiamento, compreso il cervello, che talora vede compromessa una funzione essenziale, che è la memoria. In una normale condizione fisiologica legata al passare degli anni, dimenticare di tanto in tanto le chiavi di casa, dove sono stati messi gli occhiali, o non ricordarsi di fare una telefonata, sono atti perfettamente giustificati dal fatto che è impossibile chiedere al nostro cervello di funzionare come quando avevamo 20 anni. E neppure abbiamo da temere quando dalla mente scompaiono nomi di attori famosi che ci piacciono, di luoghi che abbiamo visitato o di persone che non vediamo spesso. Molto spesso, quando smettiamo di torturarci la mente, questi stessi nomi ricompaiono all'improvviso nella nostra memoria. Con l'avanzare dell'età insorgono diversi cambiamenti nel cervello che riguardano le funzioni cognitive, comportamentali ed emotive. Se il processo è naturale, il quadro di personalità rimane stabile, mentre a cambiare e a ridursi sono la percezione, la velocità di elaborazione delle informazioni, l'attenzione e la memoria, in particolare nella capacità di apprendere nuove informazioni e di tenere a mente nel tempo gli episodi recenti. Rimangono invece stabili il linguaggio, le abilità di ragionamento e le abilità visospaziali. Si parla invece di invecchiamento patologico quando le modifiche del cervello vanno a influenzare la stabilità del quadro di personalità. Tra i processi neuropatologici più importanti vi è il decadimento cognitivo, che si presenta nell'età avanzata, caratterizzato da una sfumata difficoltà in uno o più domini cognitivi, come per esempio la memoria, l'attenzione, l'apprendimento o il linguaggio, tale però da non compromettere gravemente le normali e quotidiane attività della persona. I principali sintomi potenzialmente associati al decadimento cognitivo comprendono lievi cambiamenti nelle principali funzioni quotidiane, come difficoltà nel trattenere in memoria nuove informazioni e nel ricordare fatti avvenuti pochi giorni prima. Durante l'esecuzione di semplici attività come vedere un film, leggere un libro, si mostrano difficoltà di concentrazione e facile distraibilità anche durante le conversazioni. Difficoltà nel pianificare le attività che prima non creavano problemi, né prendere decisioni sull'immediato. Occasionali momenti di spaesamento quando si è fuori casa. Maggiore tendenza ad avere reazioni impulsive, irritabilità e ansia diffusa. Perdita di interesse nelle proprie attività abituali, nei propri hobby, con possibile tendenza depressiva. Comparsa di disturbi del sonno già tipici degli anziani, ma che peggiorano. Il progetto da me proposto in farmacia ha come obiettivo di monitorare il benessere cognitivo dell'anziano. Memoria, linguaggio, percezione e ragionamento logico sono funzioni fondamentali a ogni età e vanno sostenute al fine di prevenire ed evitare il decadimento cognitivo. Lo screening della memoria permette all'anziano e ai suoi familiari di comprendere lo stato di salute neuropsicologica e l'eventuale presenza di deficit. Nel caso in cui emergesse la presenza di un iniziale decadimento cognitivo in atto o la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti, la persona verrà inviata a professionisti specializzati presenti sul territorio.